In questa nuova puntata della Summer Edition su Radio Smeraldo ho la possibilità di intervistare Davide Locatelli. Ciao Davide! Ciao, ciao a tutti gli amici di Radio Smeraldo. Come stai? Cosa ci racconti? Ma allora, tutto bene, sono un po' impegnato adesso con il tour che è partito la settimana scorsa e quindi stiamo lavorando affinché tutte le prossime date vadano sempre meglio. Bene, allora parlaci un po' di questo tour estivo, no? Sì, allora, il tour estivo è partito la settimana scorsa, ho fatto tappa a Milano, sono stato poi in Torino, al mattino di sabato scorso, che era il 18 giugno, ho fatto un concerto molto particolare che si è tenuto sul grattacielo delle Tre Torri di Brescia, un concerto, diciamo, speciale in quanto era a numero chiuso, un concerto che si è tenuto a 100 metri di terra dal suolo. Abbiamo fatto questo concerto, diciamo, in memoria dei Beatles, che fecero una cosa simile nel 1969, e appunto per l'occasione ho riproposto il brano Get Back, che i quattro scarafaggi riproposero sull'Abbey Road appunto in quegli anni. Bene, e invece per quanto riguarda altri progetti, se non sbaglio, avrai anche dei concerti, giusto? Sì, allora ho l'apertura prossima del concerto di Gentuan, di Willy William, e ad agosto anche di Cinta Agostino. E come ci si sente, insomma, a partecipare a questo tipo di concerti, no? Ad aprirli soprattutto? Beh, senz'altro per me è un motivo di orgoglio, perché comunque ci sono lì io, non c'è lì un altro. Sono lì io, e se in qualche modo sono stato chiamato a fare questa cosa è perché a qualcuno è piaciuto quello che faccio. E per me non esiste cosa migliore che comunicare quello che sono in musica. Com'è stato vedere che sei stato notato anche da Alvaro Soler, insomma, no? Beh, l'amicizia, diciamo, virtuale che c'è tra me e Alvaro è risale all'anno scorso. Quando io suonai la cover del mismo Sol e lui mi scrisse un messaggio facendomi complimenti. Quest'anno invece ho riproposto il pezzo, diciamo, celebre Sofia. Lui, oltre che a scrivermi, mi ha condiviso, diciamo, il brano sui social, diciamo, cercando di divulgare il più possibile la mia arte. Quindi, in qualche modo, lo ringrazio infinitamente e spero di conoscerlo personalmente il più presto possibile. Poi invece ci sono due fan. La prima è Patrizia e ti chiede: da quanto suoni? Come ti è venuta l'idea di fare video su Facebook? Suono da quando avevo 4 anni, ne ho 23 adesso, quindi quest'anno con più quasi 20 anni di musica suonata da quando sono piccolo. La seconda domanda me la ripeti? Sì, come ti è venuta l'idea di fare video su Facebook? Ma è tutto partito, penso, 3 anni fa, quando postai per scherzo uno dei miei pezzi preferiti, che è Zombie dei Cranberries. E il pezzo, visto che aveva piacere alla gente, mi è piaciuto quello, il modo di propormi, diciamo, tramite video, ed è nata una corsa settimanale a cercare sempre il video più virale per poter arrivare a più persone possibili. Poi invece c'è Marcello che ti chiede: chi sono i tuoi miti? Beh, i miti penso di averne uno e unico, che è il grandissimo David Garrett, il violinista del diavolo, così ribattezzato. Diciamo che è ciò che si avvicina più al mio mondo. Uno strumento classico, in questo caso il violino, proposto però anche a Verona. Nel mio caso, appunto, come dice il mio ultimo album, La Vina Rock, vuole un Davide Locatelli, pianista, però sotto spoglie rock. Bene, e se potessi descriverti con una canzone, quale canzone sarebbe? Questo è un bel problema. Ci sono tante pietre miliari che hanno caratterizzato la mia vita. Sceglierne una sarebbe impossibile. te lo dico magari a fine intervista, tanto ci penso. Va benissimo. E invece per quanto riguarda la tua vita, no? Sei giovanissimo. Come ti vedi tra 10 anni?
Ma dai. Quindi io vivo sempre la vita molto al presente, giorno per giorno. Progetti futuri ne faccio sempre in pochi casi. Diciamo che tra 10 anni, se tutto va come deve andare, mi vedo come Davide Locatelli musicista. Non so come, però mi vedo Davide Locatelli musicista. Benissimo, ok. E passiamo a questo punto all'ultima domanda, che è: farai ancora altre cover in questi giorni? Se sì, hai già un'idea? Ma sì, senz'altro i video adesso continueranno per ancora 2 o 3 settimane, poi andrò in vacanza, quindi interromperò un attimo la parte social per qualche settimana, però sicuramente ci saranno delle belle sorprese nei prossimi giorni. Visto che andiamo verso il finale, tra virgolette, di stagione, cercherò di dare il meglio di me nelle poche settimane che mi restano. Va benissimo, ok. Allora io ti ringrazio per essere stato qui su Radio Smeraldo. Grazie a voi per avermi ospitato, e se dovessi scegliere la canzone, probabilmente sceglierei Stairway to Heaven di Led Zeppelin. Perfetto, grazie mille. La scalata verso il paradiso, che è un po' quello che ogni artista vuole. Bene, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Grazie mille e spero di risentirci presto. Ciao Davide, grazie. Un abbraccione a voi, ciao, grazie. Ciao. Un'altra puntata della Summer Edition finisce qui. Io saluto ancora Davide e spero veramente che farà la sua scalata, no? Come ci ha detto. Bene ragazzi, vi ringrazio per aver seguito anche questa intervista, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre novità e mi raccomando scriveteci in pagina, commentate, richiedete i vostri artisti e soprattutto partecipate ai vostri concorsi per poter sostenere i vostri idoli. Io sono la vostra Federica e vi aspetto qui su Radio Smeraldo. Ciao ragazzi!